Dario Nardella, sindaco di Firenze, ovviamente parliamo di coronavirus e soprattutto anche delle implicazioni che questa emergenza sta generando non soltanto a livello sanitario ma anche sociale ed economico. L'abbiamo vista stamani in piazza della Signoria deserta, spettrale, bandiera a mezz'asta ed è un'immagine che avrà sicuramente segnato lei come sindaco, ma che ha segnato un po' a tutti noi. Però lei ha voluto dare anche un messaggio poi di futuro, l'ha scritto anche su Twitter. Ecco, dobbiamo guardare all'oggi, ma necessariamente anche al domani. Da dove partire, sindaco? Dobbiamo partire da quello che stiamo facendo, dobbiamo dare valore a ciò che stiamo facendo. I nostri sacrifici di oggi servono per uscire prima e meglio da questa emergenza. Tutto quello che ciascuno di noi sta facendo non è scontato. Parlo delle aziende che chiudono, parlo delle famiglie che stanno a casa, parlo ovviamente del lavoro insostituibile del personale medico e infermieristico. In parallelo, credo che sia venuto il momento per tutti noi, dal governo centrale fino alle regioni e ai comuni come il nostro, di cominciare a lavorare al piano di ricostruzione o di rinascita, quello che io ho ribattezzato per Firenze un nuovo rinascimento. Forse il riferimento storico non è casuale, visto che il rinascimento a Firenze è nato per prima. Si è diffuso in tutto il mondo ed è nato proprio dopo quella terribile peste bubbonica della metà del 300 che praticamente dimezzò la popolazione di tutta Europa. Ecco, lei pensa proprio a un nuovo modello per Firenze, l'ha detto anche ieri, ma Firenze non solo più ha vocazione turistica, ma che riprende un'identità nuova. Come se la immagina la sua Firenze del domani? Anzitutto me la immagino con un'economia più equilibrata tra diciamo, l'economia del turismo e l'economia dell'innovazione tecnologica. Noi abbiamo in realtà delle esperienze eccellenti nel campo dell'industria. Penso al settore farmaceutico, dove abbiamo la prima azienda d'Italia, il settore dell'energia, dove abbiamo il Pignone, il settore della moda, abbiamo il distretto più importante del paese, tra i più importanti del mondo. Quindi Firenze non è solo una città turistica, però credo che occorra equilibrare il mondo del turismo due modi. Primo, portando più residenza nel centro storico, perché oggi l'economia del centro è completamente dipendente dal turismo. Ristoranti, alberghi, bar, servizi di ogni tipo sono legati al turismo. E lo abbiamo già detto, non è la prima volta. Ne abbiamo avuto conferma da questa drammatica vicenda. E riequilibrare attraverso quello che noi volevamo fare, ma facendolo in modo più concreto e più rapido, portare la residenza in centro, rivedere, trovare gli strumenti per bilanciare il mercato degli affitti, che è diventata una vera e propria bolla, almeno fino a qualche settimana fa, e usare le norme urbanistiche per riportare in centro attività produttive, uffici, luoghi di lavoro che negli anni Ottanta invece sono stati portati fuori. Il secondo passaggio è l'investimento massiccio sulle nuove tecnologie. Questa epidemia ci ha insegnato che si possono usare bene le nuove tecnologie per lo smart working, per la produzione di beni e servizi, anche nella ricerca scientifica e medica. Io credo che Firenze può diventare una delle capitali del mondo nel campo della ricerca di alto livello, ricerca scientifica, tecnologica, medicale, e delle nuove tecnologie. Ovviamente per fare tutto questo c'è bisogno della volontà e dell'impegno di tutti. Per questo credo che il nuovo Rinascimento debba coinvolgere tutti: economisti, imprese, società civile, famiglie, ordini professionali, mondo del lavoro, sindacati. Dobbiamo essere consapevoli perché altrimenti quello che stiamo vivendo oggi potrebbe ri riaccadere con gli stessi terribili effetti economici sulla nostra città. E ovviamente servirà poi riposizionare tutto anche per l'Italia, non solo per la nostra città, anche a livello europeo. Lei in questo senso vuole che Firenze abbia un ruolo specifico anche rispetto all'Europa? Beh, fortunatamente Firenze ha già un ruolo. Lo ha per la storia, per il prestigio. Pensate quando la prima ministra inglese decise di annunciare con il suo discorso sulla Brexit l'avvio del procedimento, scelse Firenze per quel discorso pubblico. Purtroppo non fu un discorso per noi condiviso, però fatto sta che Firenze è riconosciuta a livello mondiale come una città piena di simboli e di valori. È
come disse Theresa May, l'allora primo ministro inglese, è la culla del pensiero umanistico, è la culla della cultura europea. Però non c'è solo la storia che fa di Firenze un'interlocutrice, diciamo, politica e istituzionale, anche il presente. Oggi, per esempio, io ho avuto una conversazione telefonica con la sindaca di Parigi di circa mezz'ora per affrontare insieme problemi che riguardano sia le strutture ospedaliere nelle nostre città europee, ma anche la necessità di avere un'Europa pronta ad aiutare tutti i paesi e a superare le ritrosie degli olandesi, degli austriaci, dei tedeschi. Quindi Firenze già sta giocando un ruolo, credo che un ruolo che possa aumentare. Io stesso mi sono candidato a diventare presidente di Eurocities, che è l'associazione più importante di sindaci europei, non per il mio ruolo, per le mie capacità, ma appunto per la realtà che rappresento. Oggi non possiamo e non dobbiamo parlare solo di un'Europa degli stati, ma anche di un'Europa dei popoli e delle città, perché l'Europa delle città ha una visione più attuale e, se vogliamo, anche più concreta. I sindaci alla fine sono davvero la voce dei cittadini. Questa è un'Europa che non può più aspettare, che rischia di sgretolarsi. È stato detto da più parti in cosa è rimasto deluso da questa Europa in questo particolare momento. Ma io sono rimasto deluso dal comportamento di alcuni stati membri, penso appunto all'Olanda, l'Austria, forse perché sono stati colpiti meno dal contagio, non saprei, o perché hanno posizioni, diciamo, che per la verità non sono una novità, hanno posizioni da sempre molto sospettosa verso diciamo le posizioni dei paesi del sud Europa, i paesi mediterranei come Italia, Spagna per l'appunto. Preferiscono prediligere l'Europa degli stati all'Europa dei popoli, preferiscono un'Europa circoscritta solo alle questioni finanziarie e monetarie e non un'Europa che si occupi anche davvero di politica estera, di sanità, di assistenza sociale, di cultura. Ecco, io credo che questi leader di questi paesi oggi stiano dimostrando di non essere minimamente all'altezza dei loro connazionali leader politici che durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno gettato le basi per costruire proprio l'Europa. Penso ai grandi leader politici tedeschi, penso appunto ai grandi uomini del Nord Europa che insieme all'Italia, alla Francia, alla Spagna, all'Inghilterra decisero appunto non solo di contribuire alla nascita dell'ONU, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma furono decisivi anche per la nascita dell'Unione Europea, allora si chiamava Comunità Europea. Ecco, vorrei dire a questi signori: vi siete dimenticati da dove venite? Vi siete dimenticati cosa hanno fatto i politici delle generazioni precedenti alle vostre, dei vostri stessi paesi? Se noi falliamo, in realtà affondiamo definitivamente l'Europa. Questa è la mia maggiore preoccupazione. Niente è perduto, sono convinto che ci siano ancora margini perché l'Europa questa volta faccia l'Europa davvero. Riguardo invece, sindaco, al governo, il governo ovviamente richiama spesso i sindaci perché è fondamentale il loro aiuto, ovviamente il vostro aiuto in questa emergenza. Voi sindaci invece in questo momento cosa vi sentite di chiedere al governo, visto che i comuni stessi sono in difficoltà riguardo alla liquidità delle casse comunali? Allora, intanto i sindaci, prima di chiedere, devo dire, hanno dato molto. Noi siamo abituati a rimboccarci le maniche e a lavorare. Forse facciamo meglio di come comunichiamo, però io credo che sia il compito dei sindaci alla fine. Noi che cosa abbiamo fatto dall'inizio del contagio? Senza polemica ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo dato una mano al governo, abbiamo cercato di renderci utili alle regioni, abbiamo adottato tutto sommato misure molto omogenee, non ci sono stati comuni che sono andati per conto loro, quindi ci siamo coordinati. Abbiamo fatto un lavoro di controllo costante, quotidiano della cittadinanza, abbiamo parlato continuamente con i nostri cittadini, 8.000 sindaci che hanno parlato con 56 milioni di italiani ogni giorno attraverso i social, attraverso i megafoni della Polizia Municipale, andando in strada, andando nei giardini. Noi siamo stati il volto delle istituzioni durante questa terribile epidemia e lo siamo ancora. Quindi abbiamo fatto il nostro dovere. Ora in realtà ci aspettiamo dal governo un aiuto, ma non alle amministrazioni comunali, ma in realtà alle nostre città, perché
i comuni erogano servizi essenziali alla cittadinanza, dalle scuole al sociale, all'assistenza agli anziani, ai rifiuti, alla manutenzione stradale. E poi i comuni sono anche committenti di tanti lavori per le imprese, tutti i lavori edili, tutti i lavori che facciamo per la realizzazione di opere, di costruzione di scuole, ospedali, strade, piazze, manutenzione dei giardini. Noi facciamo lavorare tante imprese, le mense scolastiche. Quindi fermare i comuni vorrebbe dire fermare le città e quindi fermare l'Italia. Ora, il governo, a mio avviso, sta lavorando bene. Ha fatto questo piano di aiuti alle famiglie per l'acquisto di generi alimentari di 400 milioni di euro. Ha anticipato ai comuni 4 miliardi e 300 milioni di soldi che comunque ci sono dovuti, diciamolo con chiarezza, ce li hanno anticipati di un mese per darci un po' di liquidità. Ora manca la parte grossa, cioè manca il piano di, io credo, almeno 5 miliardi di euro di aiuti agli 8.000 comuni che servono proprio per bilanciare la riduzione o la sospensione delle tasse locali, per bilanciare il taglio dei costi, il taglio delle entrate dai tributi, pensiamo all'imposta di soggiorno, e per consentirci di mantenere i servizi essenziali per i cittadini. Sindaco, riguardo invece all'importanza di stare a casa, lei si è espresso più volte con tanti appelli ai cittadini, però ha chiesto anche più chiarezza e buon senso anche al governo, soprattutto per le uscite ovviamente contemplate nei 200 metri che sono previsti dal decreto Conte, però almeno per portare fuori i bambini. So che ha avuto una telefonata con il ministro, pensa che il governo recepirà comunque questa richiesta che è sua come sindaco, ma immagino anche di altri sindaci. Guardi, proprio ora mentre stiamo parlando mi è arrivata la notizia della circolare del ministro dell'Interno Lamorgese. In realtà non si tratta di una circolare, ma di un atto diciamo di interpretativo che accoglie la posizione nostra e di molti altri sindaci. È una, chiedo scusa ma sta arrivando proprio in questo momento, sì, è una nota di chiarimenti che prevede per quanto riguarda gli spostamenti che è consentito ad un solo genitore camminare con i propri figli minori in quanto questa attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta inoltre nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità omittivi di salute. Quindi proprio in diretta è arrivata la circolare del Ministero dell'Interno. Per fortuna la ministra Lamorgese ha ascoltato non solo le mie posizioni ma quelle di tante famiglie italiane. Mi sembra anche ragionevole, perché qui non si tratta di dire ora potete uscire tutti, ma si tratta ovviamente di consentire in via eccezionale che un bambino accompagnato da un solo genitore possa prendere un po' d'aria per qualche minuto fuori casa. Sindaco, invece un'emergenza nell'emergenza è quella delle RSA, stanno aumentando in maniera esponenziale i contagi, aveva chiesto delle misure nuove alla Regione, l'ordinanza della Regione è arrivata, è soddisfatta e secondo lei si può fare anche qualcosa di più oppure è soddisfatto comunque dell'ordinanza della Regione? Guardi, l'ordinanza è già un bel passo in avanti perché prevede la copertura di tutte le RSA dove risultano casi positivi con tamponi da fare sia a tutti i pazienti, gli anziani, che agli operatori. Io credo che si possa fare un altro passetto per avere, come dire, una copertura completa dal punto di vista della prevenzione, perché se abbiamo delle RSA dove non risultano casi positivi, sintomatici, non significa che non vi sia un contagio, come ben sappiamo, perché ormai è noto ed è consolidato nella comunità scientifica che molti casi positivi sono asintomatici. Quindi in questo momento, mentre parliamo, ci potrebbero essere delle RSA dove ufficialmente non risultano casi positivi, ma invece ve ne sono. Allora, se andiamo a fare i tamponi ovunque, possiamo lavorare in prevenzione. Certo, mi viene detto, così rischiamo di diciamo di mettere a casa in quarantena tanti operatori, ma possiamo anche organizzare le quarantene nelle strutture stesse, come abbiamo previsto per Monte Domini. Credo comunque che la Regione abbia già fatto un grande passo avanti.
Riguardo invece alle riaperture aziendali, i virologi chiedono comunque di aspettare, sappiamo bene che sarà comunque prolungato il fatto delle chiusure perlomeno fino a Pasqua. Alcuni esponenti politici chiedono una riapertura entro comunque il mese di aprile, i virologi frenano, lei che comunque sta già pensando, l'ha detto, al futuro di Firenze. Preferisce stare cauto su questo punto? Qual è la sua posizione? Guardi, io non sono in grado di fare una valutazione da sindaco. Mi sono sempre raccordato con le istituzioni nazionali e con le autorità sanitarie. Credo che dipenda intanto dall'evoluzione del contagio e poi dalla previsione delle autorità sanitarie. Starà a loro stabilire il periodo. Ovviamente tutti saremmo più contenti se si potesse riprendere più velocemente la vita normale, ma ripeto, non sta a me valutarlo, dobbiamo sentire le autorità sanitarie. Ovviamente riguardo a livello economico un duro colpo per Firenze, soprattutto per quanto riguarda il turismo, gli albergatori, ma tutte le categorie economiche comunque legate al turismo sono molto preoccupate. Ho avuto modo di sentire le categorie e da quale piano di rilancio pensa di poter lavorare nel post emergenza riguardo al turismo? Guardi, noi siamo in contatto settimanalmente con il mondo economico e anche il settore del turismo. Abbiamo infatti un tavolo permanente che in videoconferenza si riunisce non soltanto con il mondo del turismo, ma tutte le categorie economiche e anche il mondo del lavoro, perché credo che dobbiamo davvero lavorare tutti insieme. Ovviamente il turismo è il settore più colpito. Io vorrei far mie le proposte che vengono dal mondo del turismo e portarle al governo con la voce del sindaco di una delle città più importanti al mondo nel campo del turismo, con una grande esperienza. Abbiamo già chiesto al governo un fondo speciale per le città turistiche, per aiutare tutte quelle imprese che lavorano in questo settore, ma anche centinaia di migliaia di lavoratori che sono impiegati in questo ambito, tenendo conto che il turismo è di gran lunga il comparto più, diciamo, danneggiato. Perché? Perché anzitutto, quando torneremo alla normalità, non è che gli alberghi si riempiranno da un giorno all'altro. Bisognerà fare un lavoro paziente, impegnativo, di ricostruzione dell'immagine del paese e delle nostre città per riportare i turisti. I turisti ricominceranno a venire con grande gradualità. Quindi sarà il settore che avrà bisogno di più tempo in assoluto per rialzarsi. Per questo c'è bisogno di un aiuto economico forte e anche di un piano strategico di promozione dell'immagine Italia. Dobbiamo, credo, superare questa frammentazione di promozione dei mille campanili, delle decine di regioni, e dobbiamo promuovere l'Italia tutta intera, perché così, credo, potremmo essere più incisivi al momento della ripartenza. Sindaco, le faccio un'ultima domanda. Mandela diceva: nella vita o si vince o si impara. Lei, da uomo, da politico, ma anche da sindaco, cosa sta imparando, cosa ha imparato da questa emergenza globale? Beh, questa frase di Mandela mi sta molto a cuore e mi fa piacere che l'abbia ricordata. Beh, io credo che potremmo proprio guardare all'esperienza di Mandela. Mandela è stato un grande politico, pieno di umanità, un uomo che dava importanza all'educazione, alle scuole. Il suo primo obiettivo era costruire una scuola in ogni piccolo paese del Sudafrica, anche il più desolato e povero. E poi dava molta importanza alla cultura e alle relazioni umane. Ecco, io credo che da questa terribile epidemia, di cui si parlerà nei prossimi decenni, forse nei prossimi secoli, noi stiamo imparando il valore autentico delle relazioni umane, il valore di essere comunità. E come ha detto Papa Francesco venerdì in quella bellissima benedizione, omelia Urbi et Orbi, il fatto che da soli non andiamo da nessuna parte. Ecco, famoso individualismo italiano, il mito del superuomo, credo che saranno definitivamente messi in soffitta da qualcosa di molto più forte, che è l'essere paese, l'essere popolo, l'essere nazione, tutti insieme. Grazie, sindaco. Grazie a lei e a tutti i vostri ascoltatori.